Il Carnevale di Agropoli e la processione a mare della Madonna di Costantinopoli sono due importanti tradizioni della Campania che riflettono la ricchezza culturale e storica non solo della città delfina, ma anche dell'intera regione. L'IPIC, inventario del patrimonio culturale immateriale campano, cataloga le pratiche tradizionali connesse alle tradizioni, alle conoscenze, alle pratiche, ai saper fare della comunità campana ed ora può vantare l'inserimento anche nelle due manifestazioni agropolesi. Ascoltiamo in merito le parole dell'assessore ai settori di commercio, turismo ed eventi del Comune di Agropoli, Roberta Picella, che per il Carnevale Delfino ha annunciato possibili novità nel corso del 2025. Abbiamo dato il giusto tributo, ma soprattutto la giusta collocazione a quelle che sono due manifestazioni, due tradizioni importantissime per la nostra città. Per quanto riguarda la processione della Madonna a mare, parliamo di una tradizione che attraversa diversi secoli, per non parlare poi del Carnevale, che invece è una manifestazione più giovane, ma che soprattutto affonda le proprie radici nella tradizione agropolese. La tradizione agropolese è un tempo di pescatori e contadini, ma che ancora adesso festeggia il carnevale e lo fa ponendola come una tra le manifestazioni più sentite. Quindi due manifestazioni, due tradizioni che vengono annoverate nel patrimonio immateriale della regione Campania, quindi più pubblicità, sicuramente più persone che verranno ad assistere a questi eventi, che già di per sé sono pieni grazie alla grande organizzazione delle associazioni. Per quanto riguarda la processione della parrocchia dei Santissimi Pietro e Paolo, dal Comitato Festa della Madonna di Costantinopoli, quindi c'è da essere orgogliosi. Un altro tassello importante, non era semplice, l'iter è lungo, lo abbiamo fatto e siamo riusciti in questo traguardo che porterà ancora più lustro alle nostre tradizioni. Per il canale di Agropoli, insomma, sono previste le novità, dato che ricordiamo già lo scorso anno c'è già un capannone dedicato, quindi sicuramente insomma, è una manifestazione che crescerà, destinata a crescere anche per il 2025. Sì, anche sul Carnevale abbiamo voluto cristallizzare la situazione e soprattutto affidare l'organizzazione delle associazioni che sanno quel che fanno, e quindi anche per il prossimo anno, ma faremo presso un incontro ufficiale in cui inviteremo chiaramente tutti gli addetti ai lavori per prospettare quello che sarà un bellissimo Carnevale del prossimo anno. Siamo partiti in tempo, abbiamo tempo per organizzare, preparare la nostra città a ricevere migliaia di avventori che vengono a vedere i nostri giganti in cartapesta, soprattutto a respirare l'aria carnascialesca che si respira nella nostra città. Posso dire una novità: sicuramente ci sarà qualche sfilata in più, ma questo poi lo diremo nei dettagli appena sarà tutto ufficiale.